Abbiamo alzato il tiro con degli interventi un pochino sul brillante, quindi adesso sarà tosto sentire questa cosa, perché per evitare che la gente ovviamente esca dalla stanza. Io ero supposto parlare di salute, cercherò di essere il più breve possibile perché per responsabilità dirette devo farlo. La salute è un tema storico dell'AI. Sono andato a trovare. Mi è venuto in mente Meissen, credo il primo articolo che ho scritto era un survey su Meissen e l'ho trovato sull'Enciclopedia Britannica, mi sono quasi commosso. E al posto di queste cose, veramente che ormai sembrano archeologiche, ciò adesso è il medico che arriva completamente automatico, forse no, anch'io rimando a un articolo che ha menzionato adesso Piero, leggetelo, è interessante. Ve ne faccio un sunto di Bignami-like. Fondamentalmente per la medicina ci si concentrano molti degli sviluppi. Queste sono alcune delle aree dall'analisi dei social media che cercherò di farvi capire perché. Ovviamente la chirurgia robotica, le protesi intelligenti, sono dei filmati anche in rete veramente impressive. Già adesso l'analisi del genoma. E poi le cose più tipicamente assegnate all'AI, gli assistenti intelligenti, la cartella clinica, abbiamo un altro esempio ora, e poi le cose di personal device. Devo sapere. Ok, questo che fa. Vabbè. Ovviamente tutte queste cose chiaramente si basano sulle cose che negli AI sono il punto forte, la capacità di analisi e la capacità di fare data crunching. Le doti di percezione dell'ambiente esterno, di ragionare su queste percezioni. E vabbè, non sono io che devo venirvi a dire che qui gli aspetti di etica e fiducia nell'uso di quegli strumenti è importante. Watson l'avete già sentito nominare, no? Ora lo stanno cercando di utilizzare massicciamente costruendo Jeopardy. Lo stanno cercando di utilizzare in medicina. L'idea, ad esempio, di questo studio è quando capita una malattia rara, è difficile che tutti i medici abbiano una conoscenza media per quella malattia rara. Lì l'assistente intelligente potrebbe essere veramente una cosa interessante. Quindi quest'idea, oh, robotizzatelo o no, questo poi dipende dall'immaginario che ciascuno di noi si dà. E chiaramente l'IBM ci sta costruendo sopra una realtà industriale, noi qualche dubbio ce l'abbiamo, ad esempio il problema che ho sbattuto un po' la fronte sulla versione italiana, perché non è tutt'altro che banale la nostra lingua, ma c'è anche qualche problema che metto sul tavolo per i politici. È stato un accordo per cui abbiamo dato a IBM i dati sensibili della sanità. Ecco, qui io avrei dei dubbi perché gli stessi dati non sono a disposizione della comunità di ricercatori che possono fare data crunching e scoprire delle e questo è un po' strano per un paese che decida di fare queste scelte, è un pochino vincolante. Ora, siccome non voglio fare pubblicità da IBM perché non è nel mio statuto sociale, invece ho chiesto a dei colleghi di darmi tre pillole su tre progetti connessi alla medicina e alcuni colleghi di Torino si occupano di linee guida, di supporto al medico in real time quando fa una diagnosi. E loro se ne occupano da 20 anni, hanno. Fondamentalmente, sapete, i medici hanno le linee guida, cioè hanno standardizzato l'evidenza medica. E fondamentalmente, però, queste linee guida poi sono tantissime, per cui uno si perde notevolmente. Allora, questi colleghi lavorano da anni con dei medici per tentare di capire come aiutare questa persona che lì per lì in molti casi può essere complessa e hanno inventato questi strumenti. Questo progetto va avanti dal 97, stiamo parlando di persone che hanno accumulato 20 anni di esperienza cercando di far sorridere il medico. E in effetti sono passati tramite varie fasi, dal supporto alla visione, dall'usare tempo semplicemente per ricordare l'ordine temporale
di certe cose e di fare dei controlli di consistenza su questo ordine temporale usando model checking. Sto citando tecniche di ragionamento automatico semplicemente perché per buttare delle parole nell'aria e farvele ricordare. Adesso, per esempio, stanno usando questo sistema di ragionamento perché stanno cercando di aiutare il medico quando ci sono due o più malattie contemporaneamente, cercare di capire come aiutarlo, ok? Non c'ho tempo di dire di più, loro appunto quando hai più malattie, cioè lo stato corrente, le cose si interagiscono e appunto con questo sistema di ragionamento loro sono arrivati fondamentalmente a fare di nuovo, a migliorare il loro il sistema di supporto alla medicina, alla decisione, rendendo di nuovo sorridente il medico. Questa è una metafora molto veloce. Passo a quest'altra pillola. Altri colleghi, qui sì, si è scritto Spazienza, che è molto comico, e altri colleghi dell'Università di Tor Vergata e dell'Istituto di Psicologia della Sapienza e hanno usato invece tecniche di data crunching, vabbè, il machine learning intensivo su espressioni di linguaggio naturale per fare l'analisi dei tweet. Io ho scoperto tempo fa, non lo sapevo, ignoravo, che l'incidenza delle malattie mentali nei giovani ha un impatto sulla medicina che è atteso essere più forte di quello dell'HIV. E quindi riuscire a fare qualcosa in quest'area, cioè scoprire ad esempio cause di stress, cause di tensioni sociali, cause di malessere personale nei giovani ma nelle persone in generale, però fondamentalmente, ad esempio, adesso c'è stata anche una call della Comunità Europea che si è andata a sbattere contro questo problema, come intervenire in questi casi. Questo è semplicemente un esempio dei colleghi che hanno usato un analizzatore per tweet con tecniche di natural language processing, con tecniche di machine learning alla base di queste cose, hanno prima annotato alcuni tweet servendosi degli esperti del campo per dire questo tipo di espressione è un sintomo di stress, e poi servendosi del metodo intensivo del machine learning hanno cercato di andare oltre. Sono partite dalla categorizzazione delle esperienze di vita della gente per poi fare delle mappe, primo per vedere semplicemente chi parla con chi su Twitter, ma qui questo è abbastanza banale, ci sono molte analisi, ma poi invece per vedere come si mappano le aree di influenza di quelle diverse aree di influenza legandole allo stress mentale. E questo per esempio consente loro, e non ho tempo per andare in dettaglio su questo, però volevo un po' anche per il decisore politico esplicitare questa idea della mappa. Supponi che io con queste tecnologie tiro fuori delle mappe in cui il verde significa va tutto bene e il rosso sono delle aree in cui c'è un accumulo di problematicità. Ecco, io sono decisore politico, potrei fare degli interventi specifici in quelle aree, in quelle scuole, in quel quartiere, in quelle cose di questo tipo. Quindi vi ho legato a un problema che è un malessere della salute. Manifesta quando fa social networking. Questi ho qualche contatto ai colleghi. L'altro problema è l'assistenza agli anziani. Permettetemi un secondo di autocelebrazione. Noi abbiamo lavorato in ambito da molto tempo, poi ci sono altri colleghi che lavorano nella stessa area che presenteranno un esempio in particolare. Assistere gli anziani è un problema tutt'altro che risolto. Si fa tanto dire, ci metto un robot e gli anziani stanno meglio, non è così. Abbiamo fatto molta sperimentazione e abbiamo risultati positivi, ma anche molta comprensione del fenomeno. Questo è stato semplicemente, se googolate Donna Lea e Mr. Robin, ancora compare questo famoso filmato del 2014 che è stata considerata
la Greatest Digital Story del 2014, semplicemente la comunità europea voleva dimostrare che i finanziamenti in robotica erano utili e ha usato il nostro caso, perché noi avevamo questa signora di 94 anni che faceva abbastanza scena, e difatti Neil Cruz, che era allora il ministro per l'innovazione digitale europeo, poco prima di scadere dal suo mandato è andata a vedere la nuova illuminazione della Cappella Sistina, ma è anche venuta a visitare nonna Lea portandole un mazzo di fiori per ringraziarla del fatto che lei aveva permesso di fare questa news sull'utilità della robotica. Vi do solo un esempio: che cos'è un sistema integrato per supportare gli anziani? In questo momento usa IoT, cioè che sono sensori everywhere. La sto buttando lì perché devo. Questi sensori everywhere producono dei dati, quindi su questi dati va fatta interpretazione con metodi di AI o con data crunching o con metodi di rappresentazione semantica, come vedremo fra un po'. E dopodiché però bisogna fornire servizi, ok? Non è che bisogna fermarsi all'analisi. E mo che faccio? Ci sono persone che stanno aspettando da noi qualche soluzione. E beh, poi in questo progetto, ad esempio, abbiamo fatto dei casi studi per molto tempo a casa delle persone e abbiamo scoperto che invece questa tecnologia sarebbe veramente desiderata. Innanzitutto le persone a casa, le persone anziane, si sentirebbero più protette. In qualche modo avrebbero anche un senso di maggiore autonomia. D'altro canto avrebbero anche la preoccupazione, sì, ma poi sto robot, ma chi lo paga? E questo poi, se parlate, pensate al nostro sistema sanitario nazionale, avrete ancora la tangibilità del problema. Dal punto di vista degli utenti secondari, voi sapete, ieri per esempio mia madre si è rotta un polso e io di nuovo ho avuto un contatto immediato, stavo preparando queste slide, e invece ho avuto un contatto immediato con la nostra medicina di pronto soccorso, che mi risulta da alcuni WhatsApp che ricevo non si è ancora risolto stamattina. E i familiari vorrebbero per esempio essere avvertiti in tempo degli allarmi, mentre i medici, da tutti questi dati, vorrebbero avere delle informazioni utili per loro, capire dei trend, scoprirli in tempo per poter intervenire. Ecco, queste cose potrebbero creare nuova medicina. Ok, metto soltanto l'ultima. Io in realtà volevo fare un intervento su due punti. Primo, che i progressi ce ne sono moltissimi, e ci sono anche enormi opportunità. Io vorrei che i progressi non servissero soltanto a creare danni per la società, come abbiamo visto parecchi esempi oggi, ma attenzione, possono servire questi progressi anche per fare il bene della comunità, della società, della comunità, delle persone. Purtroppo io vedo ancora in giro l'esempio del pronto soccorso di ieri, purtroppo ce l'ho ancora davanti, e che sì, avremo tutti lo smartphone in tasca, ma la comprensione di alcuni fenomeni sociali, quando hanno a che fare soprattutto con alcune istanze governative, è molto limitato. C'è strada da fare. Altro messaggio che volevo dire: ci sono delle competenze nel nostro paese. Per questo un pochino non ho voluto andare oltre nell'illustrarvi Watson. Io voglio dire che, guardate, c'è una comunità, io lo devo fare in questo momento perché ho il cappelletto di Presidente dell'Associazione di Intelligenza Artificiale, però serve orientare la ricerca, possibilmente mettendo qualche tallero sul tavolo. Grazie a tutti per l'attenzione. Tipo da stadio. Io sono da stadio. Siamo un ultra dell'intelligenza. Grazie, vi voglio bene.